Buon pomeriggio, grazie di essere presenti per questo incontro che è l'incontro conclusivo di un progetto all'interno della Biennale Democrazia, il progetto Università Aperta. E questo progetto coinvolge la comunità accademica, in particolare gli studenti che sono stati coinvolti da un dibattito online di cui diremo a breve. E in questo incontro invece abbiamo non soltanto una rappresentanza degli studenti che hanno partecipato al dibattito, ma abbiamo anche sul palco autorità accademiche ed esperti con quali confrontarsi, presentare i risultati del dibattito e a discutere insieme delle proposte e dei possibili piani d'azione. Tra le autorità accademiche ringrazio in particolare il magnifico rettore Francesco Profumo che è venuto a salutarci. So che ha praticamente in questi minuti un impegno col Senato accademico, per cui do subito lui la parola per potergli poi permettere di andare ad assolvere i suoi compiti. Grazie. Grazie Juan Carlos, buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Intanto vi porto certamente il saluto dell'Ateneo per questa iniziativa che mi sembra che anticipi un po' i tempi. Nella realtà questo titolo Università Aperta è un po' nello slogan del Politecnico del futuro. Abbiamo parlato tantissime volte con Juan Carlos, con Marco Mezzalama, con altri che non sono in questo momento seduto qua, sulla necessità che le università rivedano il loro modo di essere per il fatto che stanno entrando i nuovi studenti che sono nativi digitali, quindi con competenze, con esperienze, con interessi, con attenzioni che sono certamente diversi da quelli delle generazioni precedenti. Per cui io credo che ci sia una responsabilità in primis civile nelle università di confrontarsi con questa nuova tipologia di studenti che stanno entrando e nello stesso tempo con un mondo del lavoro che richiede sempre di più utilizzo di nuove tecnologie. Per cui l'università si trova in una situazione, se volete, un po' difficile, avendo in ingresso una forte pressione di questi ragazzi che hanno certamente un'attenzione, delle competenze, delle aspettative completamente diverse e dall'altra parte un mondo del lavoro che richiede competenze di un certo tipo. Il Politecnico, credo che voi lo sappiate, sta avviando un progetto di Green Mobile Campus proprio nell'ottica di un'università, scusate, di un'università aperta, di un'università che utilizzi nuove tecnologie nella sua vita quotidiana. Io, insieme ad alcuni, abbiamo detto più volte che questa è una seconda rivoluzione Gutenberg, così come quando ci fu il libro che in fondo cambiò il rapporto tra il docente e il discente, avendo un mezzo che consentiva anche di trasferire, di promuovere la conoscenza con modalità diverse, non più nel rapporto di uno a pochi o in una configurazione completamente diversa. Oggi internet e gli strumenti connessi stanno veramente cambiando le modalità con cui l'università dovrà confrontarsi da una parte e dovrà anche presentarsi agli studenti. È chiaro in aggiunta che anche la relazione con la società è completamente diversa. Queste università che per molti anni hanno vissuto in modo troppo chiuso, che hanno avuto difficoltà di relazione con il mondo esterno, oggi si trovano nella condizione effettivamente di potersi aprire. I risultati di questa vostra esperienza, lo dimostrano e lo dimostrano in modo così forte, vedevo con Juan Carlos prima, della partecipazione di studenti provenienti da aree così diverse. E questo credo che sia un elemento, un valore veramente indescrivibile. In fondo, in questi anni purtroppo abbiamo avuto quasi un elemento di provincializzazione delle università con un mondo invece che si stava globalizzando, che stava diventando sempre più multidisciplinare. E anche nei nostri corsi di laurea sempre più abbiamo compresso i saperi invece di aprirli. Anche se confronto i piani degli studi oggi rispetto a quando io ero studente, certamente c'è stata un'involuzione.
Ebbene, vedevo insieme a Juan Carlos nei diversi track ci sono studenti di giurisprudenza, studenti di lingue, studenti di ingegneria informatica, studenti di ingegneria energetica. Quindi mi sembra che questa università aperta possa veramente avere una spinta anche da questo tipo di iniziativa. Prima di chiudere vi auguro naturalmente buon lavoro. Voi sapete che questa esperienza della Biennale della Democrazia è di grandissimo successo. Credo che abbiate avuto modo di leggere sui giornali, probabilmente da domani lo troverete anche sul sito della Presidenza della Repubblica, il discorso che ha fatto ieri sera il Presidente. E quindi credo che per Torino siano veramente giornate interessanti, giornate anche di grande democrazia. Quindi vi ringrazio, auguro a tutti buon lavoro e buona giornata. Mi scuso di dovervi lasciare perché, come diceva il professore, il Senato accademico è in parallelo, quindi devo trasferirmi. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie di nuovo al Rettore. Io rimango qua in questo nido d'aquila soltanto per alcune slide e poi mi trasferisco giù in mezzo agli altri panelist o addirittura in prima fila per seguire meglio. Vi do qualche indicazione di contesto per capire perché siamo qua oggi. Il Rettore ha già ricordato Biennale Democrazia e il Politecnico, coinvolto dagli organizzatori, in particolare dalla dottoressa La Rotella del Comune di Torino, dal professor Magrin, a gennaio ci hanno contattato chiedendoci un eventuale contributo alla Biennale Democrazia e per noi è stato evidente proporre subito qualcosa che avesse a che fare con democrazia e tecnologia, aspetto che ovviamente il Politecnico è evocato ad affrontare e che in quel momento non era ancora rappresentato all'interno del programma. Per noi democrazia e tecnologia vuol dire quasi automaticamente, e per noi intendo il Centro Nexa su Internet e Società, ma molti altri la pensano come noi, significa democrazia e internet. Sabato, per chi potrà venire a un panel al Teatro Gobetti alle 16.30, sentiremo anche un giurista come il professor Losano parlare, che studia da 40 anni le relazioni tra informatica e diritto, parlare dell'effetto dell'informatica sulla democrazia. Allora, confrontandoci con gli organizzatori della Biennale Democrazia, abbiamo recepito le loro indicazioni. Portare dei contenuti, quindi delle riflessioni, dei nuovi elementi, ma anche portare, se possibile, un'esperienza di laboratorio concreta. Se avete guardato il programma della Biennale Democrazia, avrete notato che certo ci sono le lectio magistralis del Presidente della Repubblica, di Gustavo Zagrebeschi e molti altri, ma ci sono anche un numero di laboratori importanti, alcuni dei quali partiti l'anno scorso, per esempio penso al progetto sul testamento biologico ed altri, che hanno coinvolto migliaia di studenti. Allora ci hanno chiesto di provare, pur nei limiti di tempo immaginabili, a fare un esperimento. Allora, sul tema ci è venuto naturale per pensare di riflettere in qualche modo più o meno innovativo sul ruolo dell'università nell'era di Internet. E qui non aggiungo altro a quanto già detto dal Rettore, anche se sarebbe un argomento su cui potremmo aggiungere molto. E volevamo dare un contributo come ingegneri su due aspetti. Sul metodo con cui riflettere su queste cose, vedremo tra un attimo cosa intendo per metodo, e possibilmente sui contenuti, fornendo dei nuovi spunti, delle nuove riflessioni o quantomeno un ventaglio di opinioni all'interno della comunità accademica torinese. Per quello che riguarda i contenuti, quindi il tema su cui provare a riflettere sul tema democrazia e internet, dopo varie riflessioni anche con gli organizzatori della Biennale, ci siamo concentrati su qualcosa che fosse d'attualità, pertinente per la comunità accademica, che avesse ampiamente a che fare con internet. E ci siamo concentrati su qualcosa, su una dichiarazione recente, soltanto di pochi mesi fa, quella che vedete in questa slide è il Wheeler Building del campus di Berkeley, all'interno del quale una conferenza di studenti americani del movimento freeculture.org ha definito pochi mesi fa una ennesima dichiarazione, ma questa volta su un tema nuovo. La dichiarazione di Wheeler, la Wheeler Declaration, che qua trovate in italiano, ha proposto, quindi ripeto a partire dagli studenti, ha proposto una definizione di università aperta. Quindi ovviamente altre definizioni potrebbero essere possibili, ma questa è la prima, e si articola su 5 punti,
che hanno a che vedere con l'accesso alle risorse scientifiche in modalità open access e quindi collegamento al movimento dell'open access che ormai ha 6-7 anni di storia quantomeno. Il secondo punto, un accesso al materiale didattico prodotto dagli Atenei, sempre in modalità aperta. Il terzo punto, l'utilizzo, l'adozione di software libero all'interno degli Atenei e di formati aperti, di standard aperti. Quarto punto specifico sui brevetti eventualmente detenuti sull'università e quinto punto sulla natura della rete informatica di Ateneo. Allora, questa è la loro proposta, la proposta di questi studenti, concretizzata in questa dichiarazione di Wheeler, che è complementata da un secondo punto di passi specifici che si possono fare relativamente all'università aperta, cioè definire best practices, stabilire lo stato delle università con una griglia di riferimento, educare, aiutare le università a muoversi verso questa apertura che a volte è congeniale, altre volte lo è meno, o a volte è facile, a volte è difficile. E quarto punto, fare classifiche delle università in maniera tale da avere un ranking e quindi stabilire degli incentivi per poter spingere le università lungo questa strada. Quindi questo è il tema che abbiamo scelto di proporre alla comunità accademica e in primis agli studenti. Relativamente al metodo, quindi a come discutere di questa cosa, da ingegneri, e in particolare molti di noi da ingegneri informatici, volevamo fare qualcosa che fosse più evoluto che non un ennesimo forum o un ennesimo wiki, e quindi abbiamo pensato a strumenti informatici avanzati, che adesso rapidissimamente vi cito, e a una struttura articolata con una fase online e una fase offline. Noi stiamo vivendo in questi minuti la fase offline, dal vivo, ma abbiamo pensato di farla precedere da un dibattito online che ha avuto luogo tra lunedì e mercoledì, quindi negli ultimi 3 giorni, rivolto primariamente agli studenti universitari torinesi, che sono circa 100.000, ma non solo, anche a eventuali altri partecipanti della comunità accademica, concluso da un evento dal vivo in cui si facesse il punto della situazione. Questo snapshot è lo snapshot del sito universitaaperta.it che trovate online, è strutturato nel dibattito online su 3 tracce, su 3 track. Questo è lo sviluppo temporale in cui vedete una prima track in cui si discute l'obiettivo generale, perché università aperta, opinioni a favore, opinioni contro, opinioni critiche, opinioni a favore. Un secondo track che commenta la definizione specifica fornita dalla dichiarazione di Wheeler. E un terzo track in cui vengono fatte delle proposte concrete, successivamente votate, valutate dai partecipanti al dibattito. Finito il dibattito, ed è finito ieri pomeriggio, si fa una sintesi, un team di facilitazione che ha seguito il processo ha fatto una sintesi del dibattito e ha selezionato dei messaggeri che presto saliranno su questo podio a presentare una sintesi della discussione e infine il dibattito finale che è appunto l'incontro di oggi. Quali sono gli strumenti informatici che abbiamo utilizzato? Abbiamo fondamentalmente 2, a parte un sito web con forum standard e altri strumenti standard. Abbiamo sfruttato un software online che si chiama Glinker, che permette di fare mappe concettuali condivise. Le mappe concettuali, ne vedete un esempio su questa slide, sono uno strumento, se ben usato, molto efficace per illustrare i concetti, le relazioni tra concetti. È anche uno strumento didattico, tra l'altro, molto buono. E normalmente è uno strumento stand alone, che quindi si può usare col proprio computer e basta. Glinker permette di farlo in maniera distribuita, cioè un gruppo di persone distribuite sulla rete possono arricchire, annotare, estendere una mappa concettuale. Questa mappa concettuale l'abbiamo utilizzata durante i 3 giorni di dibattito, il team di facilitatori, per mappare concettualmente i contenuti della discussione, in maniera tale che chi arrivasse alla discussione a metà non fosse obbligato a leggere tutto, ma potesse avere un'istantanea dei concetti espressi. Il secondo strumento è lo strumento Comment, che è uno strumento di cui vedete anche in questo caso uno snapshot, ovvero un testo, in questo caso la dichiarazione di Wheeler, ma potrebbe essere una proposta di legge, un nuovo regolamento e qualunque altro testo, che in maniera decisamente più intuitiva di un wiki, pensiamo a Wikipedia per chi ne ha familiarità, ma in maniera molto più intuitiva permette di commentare e annotare il testo. Quindi questo è il secondo strumento che abbiamo utilizzato per facilitare la partecipazione al commento. Infine le proposte, un semplice tool sul web per permettere di effettuare proposte e votarle da meno importante a più importante con un voto pesato. Infine l'evento conclusivo.
I messaggeri identificati tra gli studenti che avranno dato la loro disponibilità in fase di registrazione presenteranno una sintesi neutra, quindi non presentano il loro punto di vista, ma presentano quello che è emerso oggettivamente nel corso del dibattito, davanti ad autorità accademiche che quindi hanno la possibilità di eventualmente intervenire su questi temi ed esperti su questi, sui punti della dichiarazione di Wheeler. Allora, a questo punto presento le persone presenti sul palco, il professor Profumo l'abbiamo presentato prima e ci ha lasciato. Per il Politecnico di Torino abbiamo, relativamente all'area ricerca, e quindi pensiamo soprattutto al primo punto della dichiarazione di Wheeler, quello dell'accesso alle pubblicazioni scientifiche, il vice rettore per la ricerca, il professor Marco Aimone Marsan, che ringrazio. Per l'area informatica, che è molto presente nelle dichiarazioni di Wheeler, perché abbiamo l'aspetto del software libero, dei formati aperti, della rete di Ateneo, quindi due punti su cinque. Il professor Marco Mezzalama, vice rettore per i sistemi informativi, vicepresidente del CSI, che ringraziamo. Per l'area forse più innovazione che economia, il professor Marco Cantamessa, anche presidente dell'incubatore del Politecnico. E per l'area brevetti e proprietà intellettuale, la professoressa Marcella Sarale era qui per salutarci all'inizio e ha dovuto lasciarci, e ha lasciato, se ho ben capito, una sorta di rappresentanza anche la professoressa Patrizia Grosso dell'Università. Per l'Università di Torino invece abbiamo, per lato Open Access, il dottor Paolo Gardua del sistema bibliotecario dell'Università di Torino, grazie molte. Per l'area informatica il professor Gianfranco Balbo, vice rettore per i sistemi informativi, noto informatico di cui che ringraziamo, e per l'area appunto brevetti e proprietà intellettuale la professoressa Patrizia Grosso, giurista e membro della commissione brevetti dell'Università di Torino. Quindi questi sono le nostre autorità e i nostri esperti a cui presentare i risultati del dibattito. Prima di dare la parola ai nostri messaggeri, alcune cifre sul dibattito. Abbiamo avuto nel corso dei tre giorni scarsi di dibattito, due giorni e mezzo, 1.490 visite provenienti da 1.112 visitatori unici. Abbiamo avuto 125 persone che si sono registrate per partecipare al dibattito. Di queste persone hanno prodotto 53 messaggi nel dibattito sul principio di un'università aperta, con 9 track, 9 argomenti e 44 risposte, 33 commenti alla dichiarazione di Wheeler, 15 commenti diretti e 18 risposte di altri utenti, e 11 proposte per azioni concrete, che abbiamo poi ridotto a 10 per chiarezza, e 20 voti date alle specifiche proposte. Quindi a seconda di come vengono contati, questo rappresenta un numero di contributi compreso tra 117 e 297 contributi durante la discussione. Incidentalmente questi numeri sono numeri ragionevoli, l'esperienza che abbiamo tratto da questo progetto è che i tempi del dibattito andavano sicuramente resi più lunghi, fosse stato possibile, in maniera tale da facilitare il contributo anche di quelli che in questi giorni erano banalmente impegnati in un esame o altre attività. Allora, a questo punto le tre tracce, la prima delle quali è dibattere l'obiettivo, cioè: ha senso università aperta? Perché si parla di università aperta? Cosa si intende? Invito qui al podio i due messaggeri che vi presento brevemente. Sono Corrado Druetta dell'Università di Torino, giurisprudenza, quinto anno, e si occupa particolarmente di proprietà intellettuale e diritti dell'uomo. E invito anche Noemi Maglio, Università di Torino, lingue e letterature straniere, terzo anno, corso di doppiaggio e dialogo per cine televisivi. Prego, venite. Buongiorno ai panelist, buongiorno al pubblico. Qui riporteremo la sintesi della discussione che ha avuto luogo sul forum all'interno della sezione Dibattere l'obiettivo. Nel dibattito ricorrono tre diversi concetti di accesso aperto. Allora, da una parte si parla di accesso aperto alla cultura, dunque ai contenuti. Dall'altra parte si parla di accesso agli strumenti, ai software che rendono possibile questa accessibilità. E infine si parla di accesso libero alle istituzioni universitarie. Per quanto riguarda l'accesso ai contenuti, ci si è chiesti innanzitutto se sia opportuno far pagare
tra virgolette, due volte per accedere a questa conoscenza, dal momento che gli studenti finanziano pubblicamente le università e che si trovano comunque a riacquistare i risultati di tale lavoro scientifico creativo, tramite ad esempio l'acquisto di libri, pubblicazioni o articoli. In merito è stato evidenziato anche che il peso editoriale di queste iniziative ha un significativo valore aggiunto e dunque in una certa misura possono essere giustificate, però la posizione prevalente in questo forum è stata quella secondo la quale queste preoccupazioni sul doppio pagamento sono facilmente superabili e che soprattutto sia in corso un inarrestabile trend verso nuovi modelli di creazione e soprattutto di certificazione di questa conoscenza. Hanno meritato vari messaggi, soprattutto i portali informativi o i cosiddetti ambienti didattici integrati, come ad esempio il progetto CLIPS o il progetto Aperto. A questo proposito si è osservato anche come ad essere carenti spesso non sono le infrastrutture tecnologiche disponibili, ma è proprio una questione di cultura, una questione di informazione e soprattutto di mancanza di incentivi relativi all'utilizzo di queste infrastrutture. È stata poi sottolineata dai partecipanti al forum anche l'importanza di realizzare degli standard comuni per i portali, standard non solo in senso tecnico, ma anche riguardo alle condizioni proprie d'utilizzo, e si è osservato anche come i materiali liberamente accessibili già presenti spesso non fossero davvero aperti, nel senso che essi non potevano essere né modificati né aggiornati senza comunque incontrare alcune difficoltà. Cedo ora la parola al mio commessaggero Noemi per quanto riguarda software aperto e accesso alle istituzioni. Buongiorno a tutti. Per quanto riguarda invece il software, appunto il software aperto, certo non tutti gli applicativi possono essere sostituiti a breve periodo con programmi aperti, ma comunque è stato sottolineato dai vari utenti e dai vari studenti come una migrazione all'open source sia possibile nella maggior parte dei casi. In particolare è stato anche osservato che il software libero è in qualche modo più coerente con un'istituzione della conoscenza. E quindi cito testualmente, quindi un sapere non accessibile non è un sapere e soprattutto non è un sapere democratico. Vedendo quindi il software non solo come uno strumento usato nell'università, ma anche come prodotto e oggetto di ricerca, è stato anche sottolineato come la natura aperta del codice lo renda uno strumento educativo, come dire, superiore. E questo anche a chi non studi in maniera specifica materie legate all'informatica. E quindi l'open source è quindi un modo per offrire maggiori possibilità e quindi maggiore consapevolezza nella scelta. Altra cosa importante è come attraverso un software aperto si possano evidenziare, è stato evidenziato come si possano trovare possibilità di riunione, cioè di incontro tra università, tra l'università e le aziende, e quindi facilitando ad esempio scambi dinamici, facilitando spin-off. E parlando di università aperta anche alle istituzioni. E altro problema è stato evidenziato, la maggioranza degli studenti ha evidenziato di essere, come dire, contrario e ai test di ammissione e alla frequenza obbligatoria. Certo, questo non senza qualche distinguo, qualche qualificazione. E, infatti, rifacendosi alla dichiarazione di Wheeler, cito un utente che ha scritto appunto che l'università, per università si intende tutte le componenti della comunità di Ateneo. Questo significa quindi che le strutture informatiche dell'università devono rendere appunto l'università effettivamente accessibile a chiunque, studente e non, intenda appunto porsi in comunicazione con le strutture didattiche e amministrative dell'Ateneo. Ringrazio a tutti.
Una visione alternativa di quanto avete appena sentito è nella mappa concettuale definitiva, quindi non quella aggiornata progressivamente nel corso del dibattito, che trovate sul sito e che trovate anche su questa slide. È stata progressivamente arricchita nel corso del dibattito e adesso a disposizione di tutti sul sito, anche per eventuali estensioni successive. Secondo track, commentare la definizione di Wheeler, quindi specifico commento al testo della dichiarazione di Wheeler, che non è un testo perfetto, sia dal punto di vista concettuale sia dal punto di vista linguistico, quindi sarà interessante sentire quello che hanno da dirci il secondo gruppo di messaggeri. Abbiamo Ilaria Buri, Università di Torino, giurisprudenza, quinto anno, interesse nella proprietà intellettuale nel pubblico dominio digitale, e Davide Danna, Politecnico di Torino, ingegneria informatica quinto anno, interessato soprattutto a grafica e comunicazione sul web. Venite pure, grazie. Buongiorno a tutti. Dunque, presentiamo adesso una sintesi dei commenti ricevuti sulle definizioni date dalla dichiarazione di Wheeler. Innanzitutto, gli argomenti che sono stati discussi hanno riguardato il concetto di apertura, inteso come libero accesso all'istituzione universitaria. Inoltre, la discussione ha riguardato i temi di libero accesso ai contenuti, i quali debbono essere abbondanti, accessibili e soprattutto usabili. Sono però state presentate alcune criticità che vengono fuori dalle definizioni date dalla dichiarazione di Wheeler. Innanzitutto, il libero accesso ai corsi potrebbe porre dei problemi. L'eliminazione dei test ingresso da una parte garantirebbe sì il libero accesso a tutte le persone, ma è anche vero che lo svolgimento delle lezioni potrebbe essere rallentato o disturbato da persone non completamente coinvolte. È stato quindi ipotizzato da varie persone, dai vari utenti del forum, la necessità di utilizzare altri strumenti che possono evitare questi problemi. È stato inoltre suggerito un interessante distinguo tra il diritto di accesso e il diritto di laurearsi. Un'altra criticità che è stata presentata ha riguardato il fatto che il concetto di università aperta potrebbe non funzionare in certi contesti particolari, in cui è richiesta per esempio una notevole esperienza pratica, come l'esempio concreto degli studi di medicina, dove è richiesta una pratica ospedaliera molto forte da parte degli alunni, degli studenti. E l'ultima criticità che è stata analizzata riguarda i problemi a cui il personale amministrativo dell'università può andare incontro, perché è di conseguenza la formazione che questo personale deve avere per poter utilizzare il concetto di università aperta. Entrando nel merito dei punti, delle definizioni della dichiarazione di Wheeler, il primo punto dice che la ricerca prodotta deve essere disponibile in modalità open access. Quello che è venuto fuori dalla discussione sul forum principalmente ha evidenziato come sia necessario superare quegli elementi eccessivamente rigidi che fanno sì che il concetto di proprietà intellettuale sia un po' troppo blindato. E di conseguenza la necessità di un maggiore scambio di dati, di idee, che possa permettere un accesso agli studenti direttamente del mondo della ricerca. La seconda definizione della dichiarazione di Wheeler dice che il materiale didattico deve essere disponibile sotto forma di risorsa didattica aperta. Su questo punto sono partite varie discussioni. Innanzitutto la necessità di una maggiore visibilità dei materiali didattici che sono messi in rete, e questo potrebbe produrre una migliore qualità dello stesso materiale, chiaramente. Inoltre è stato evidenziato come con la disponibilità pronta del materiale didattico sia possibile per uno studente, quando si approccia ad una materia universitaria, fare una scelta più oculata del proprio piano di studi, chiaramente. Inoltre è stata presentata la necessità della promozione dei contenuti messi sul web. In alcuni casi ci sono dei materiali che sono disponibili ma sono poco utilizzati, e di conseguenza l'utilizzo di queste fonti è molto limitato. Ed è stato altresì evidenziato la necessità da parte dell'università di creare dei,
di creare delle sinergie con dei motori di ricerca che possono appunto favorire la disponibilità e la reperibilità di questo materiale, ma anche con delle riviste specialistiche, per dare la possibilità di bypassare a volte un problema di fondi che possono avere alcune biblioteche, per esempio, con la scarsità di presenza di riviste scientifiche e tecniche. E passo la parola a Ilaria per il resto delle definizioni. Buongiorno. Il terzo e il quarto punto della dichiarazione di Wheeler affermano che una università aperta è un'università in cui vengono adottati software libero e standard aperti, in cui se l'università detiene brevetti li licenzia prontamente a favore di software libero, di medicine essenziali e in generale per il bene comune. Nell'ambito della nostra discussione abbiamo notato che per lo più i partecipanti al dibattito concordano nell'affermare che il software libero è uno strumento estremamente potente, estremamente funzionale e spesso sottovalutato, perché si tende ad individuare negli elementi di rigidità del software a base proprietaria un punto di forza. Quindi i partecipanti al dibattito hanno tentato di enucleare i principali vantaggi dell'utilizzo del software libero. Hanno sottolineato che la sicurezza dell'open software è di gran lunga superiore a quella degli altri software, sostanzialmente dei software a base proprietaria, proprio in virtù della natura diffusa, della natura distribuita del software libero. Si è affermato inoltre che nel caso in cui un dipartimento, un gruppo di lavoro universitario crei un programma che si riveli per l'appunto solido, ben progettato e utile, sia ben possibile per qualsiasi azienda sfruttare queste basi solide e quindi estendere il software, migliorarlo e solidificarlo. Diversi partecipanti al dibattito quindi si sono interrogati sul ruolo che dovrebbe essere rivestito dall'università rispetto al tema del software aperto. Diversi partecipanti al dibattito hanno osservato che l'università dovrebbe avere un ruolo di apripista rispetto alle aziende sul tema del software aperto. In questo senso sicuramente un utilizzo generalizzato di Open Office potrebbe essere un buon punto di partenza. D'altra parte, osservano alcuni partecipanti al dibattito, vi sono tipologie di software che non sono disponibili ad accesso libero in funzione della loro complessità strutturale, in funzione di determinate problematiche di sicurezza e che necessitano di essere sviluppati da compagnie private. Quindi nel riflettere sulla relazione di complementarietà che intercorre tra università ed industria, alcuni partecipanti al dibattito osservano che l'università tendenzialmente dovrebbe concentrarsi sulla elaborazione, sulla selezione di idee, di concetti e di prototipi rispetto alla materia del software libero. Come già anticipato in precedenza dal professor De Martin, la dichiarazione di Wheeler, in calce ai 5 punti che concorrono a definire una università aperta, individua 4 passi principali in cui dovrebbe articolarsi una campagna per l'università aperta. Questi passi, come abbiamo anticipato, consistono appunto nella definizione di best practices per ognuno dei criteri menzionati, nella valutazione dello stato delle università rispetto ai suddetti criteri, nell'educazione, nell'aiuto delle università a muoversi nella direzione dell'apertura e quindi nella classificazione delle università. Di questi 4 passi, soltanto gli ultimi 2, quindi l'educazione dell'università verso il modello dell'apertura e il tema della classificazione delle università, sono stati presi in considerazione e dibattuti dai partecipanti al dibattito. Per ciò che riguarda il materiale educativo,
un utente ha richiamato l'esperienza di Open Courseware, che è un'iniziativa di pubblicazione digitale che è stata attuata nell'aprile del 2001 dal MIT di Boston. Open Courseware aveva l'obiettivo di proporre a docenti, a studenti e autodidatti del mondo un modello di accesso libero, di accesso semplice e per lo più coerente ai materiali didattici. Quindi in seconda istanza si proponeva di creare un movimento flessibile basato su un modello efficace che fosse replicabile anche da altre università nel momento in cui queste decidessero di pubblicare i propri materiali didattici. La qualcosa naturalmente consente di generare sinergie, di creare notevoli spazi per la collaborazione. Infine il tema delle classifiche, della classificazione delle università è stato un tema piuttosto controverso, non è possibile individuare una posizione univoca sul punto, anche se la quasi totalità dei partecipanti al dibattito ha individuato nelle classifiche delle università uno strumento comunque di incentivo, di verifica rispetto al raggiungimento degli obiettivi. Un partecipante al dibattito, riportando una dichiarazione del ministro dell'insegnamento superiore francese, che proponeva la necessità di elaborare dei criteri unificati di valutazione delle università europee entro il 2010, suggerisce tra l'altro che questa classificazione indubbiamente utile non dovrebbe basarsi unicamente sull'offerta formativa, ma dovrebbe includere tra l'altro l'accessibilità alle pubblicazioni scientifiche, l'adozione di software libero e anche la qualità stessa dei siti web delle università. Diversi partecipanti al dibattito convergono su questo punto e auspicano comunque che i risultati, nel senso dei dati quantitativi in termini di insegnamento e di pubblicazioni scientifiche, non siano comunque la sola fonte di questa classificazione. Grazie. A proposito, confermandomi come un inveterato gaffer, la seconda persona della destra non è la professoressa Sarale, ma è il professor Angelo Raffaele Meo, che molti di voi conoscono e che ringraziamo di essere presente, presidente dell'Accademia delle Scienze, nonché notissimo informatico italiano. Terza track, le proposte. Quindi quali proposte specifiche sono state fatte dai partecipanti al dibattito? Invito a parlarne, a presentarle rapidamente, Alberto Begliardo, Politecnico di Torino, ingegnere informatico, quinto anno, si occupa principalmente di reti, di calcolatori, e Gabriele Scotti, Politecnico di Torino, ingegneria energetica, quinto anno, soprattutto di fonti energetiche alternative. Bene, io presento tutte le azioni, cioè quelle idee che sono, nate da questa discussione e che gli utenti hanno portato come idee guida, come idee principali. Come prima diceva il professore De Martin, per il breve periodo che questo sito, questa discussione è stata online, ha avuto la conseguenza che ci sono state relativamente pochi contatti, però questo non ci vieta di tirare le somme e di comunque vedere gli argomenti principali a cui gli utenti vogliono arrivare. E quindi possiamo costruire degli argomenti e delle linee guida che l'università dovrebbe costruire per arrivare nel futuro, anche magari non prossimo, ad essere un'università aperta. Il principale filone su cui si è discusso e su cui gli utenti sono d'accordo risiede nel materiale didattico. Questo deve essere principalmente gratuito, riutilizzabile e soprattutto fruibile,
perché in questa maniera, secondo gli utenti, secondo gli utilizzatori del sito, le università si porrebbero in una situazione in cui chiunque può vedere il lavoro svolto all'interno dell'università. Quindi questo vuol dire che sia le industrie, sia diciamo chi sta al di fuori può accederci, può vedere il reale lavoro che ci sta dentro l'università. E invece per gli studenti che sono interni riescono a partecipare attivamente, cioè modificare questo materiale, scaricarlo, studiarlo, ingrandirlo e ovviamente anche migliorarlo. Quindi questo è stato il dibattito più seguito e su cui si è arrivato a, diciamo, una conclusione che appunto che il materiale deve essere fruibile. Altre proposte sono venute da, diciamo, dall'obiettivo di creare da parte dell'università e magari più in alto da cariche dello Stato di fare in modo di valutare le università e le relazioni che queste hanno con il mondo esterno, quindi sia con gli studenti che con le imprese commerciali. Questo punto è anche molto importante perché chi sta al di fuori riesce comunque a dare una valutazione oggettiva di come l'università si pone nei confronti di terze parti. Ulteriori temi sono nati dal fatto che per gli utenti è importante, per far sì che l'università sia aperta, che l'università stessa si attesti, aderisca alla dichiarazione di Wheeler. Quindi per gli utenti è importante che sia il Politecnico, che l'università, che comunque l'università in generale aderisca a questa dichiarazione che è nata in America. Sulla linea precedente ci sono altre diciamo, temi, altre azioni da intraprendere a livello europeo. Se a livello europeo viene imposto uno standard di accesso alla conoscenza e al sapere, tutte le università che sono in Europa possono standardizzarsi e comunque mettere online o comunque disponibile il materiale in modo che sia fruibile da tutti. Questi sono un po' i macro argomenti che sono nati dalla discussione. Adesso il mio collega ve li presenterà più nel dettaglio con dei numeri e quindi riusciremo meglio a capire le argomentazioni. Grazie. Buongiorno. Io vi leggerò nel dettaglio le proposte che sono state presentate dagli utenti durante il dibattito. Appunto, come diceva il mio collega, il punto più sentito ovviamente dagli utenti, che in gran parte erano studenti per i due terzi, dunque ovviamente erano più interessati al materiale di studio, che sia gratuito e libero per tutti e favorire appunto la diffusione e la didattica di studio online. Il primo punto è appunto favorire la didattica attraverso la diffusione di materiali di studio online e attraverso la creazione e il funzionamento di apposite sezioni di siti nei quali i materiali di studio dei professori siano accessibili direttamente a tutti gli studenti e fruibili per lo studio di tutti i giorni. La seconda proposta molto sentita è quella appunto del materiale di studio gratuito e libero per tutti, perché ovviamente si sente l'importanza di avere del materiale per poter studiare senza dover spendere e senza investire altre risorse nei libri di testo, ma si preferisce insomma avere del materiale gratuito e libero. Poi la terza proposta è chiarire l'importanza rispettiva di insegnamento e di ricerca, cioè definire il peso dei due aspetti e ripartire i fondi di conseguenza, stabilire criteri meritocratici e valutare i docenti secondo parametri dotati di coefficienti, cioè pubblicazioni, impact factor, giudizi, valutazione didattica. Anche questa è molto sentita, infatti il 44% lo sente come molto importante.
Il quarto punto, adesione delle Università di Torino alla dichiarazione di Wheeler, cioè proporre agli organi competenti del Politecnico e dell'Università di Torino di aderire alla dichiarazione di Wheeler in modo tale di fare di Torino una città libera dal punto di vista universitario. Il 36% lo trovo molto importante, il 39% è importante, anche questo punto è sentito. Il quinto punto, una postazione open conference online in ogni università, cioè una aula che possa permettere di disseminare conoscenza con partecipazione di studi e ricerche da parte soprattutto dei professori, ma anche degli studenti, per evitare insomma, spese legate agli spostamenti trovate inutili. E infatti il 34% lo trova importante, il 15% molto importante, il 15% importante. Sottoscrizione di una proposta di direttiva europea che disciplini l'accessibilità ai contenuti e il loro riutilizzo e la condivisione della conoscenza in base alla dichiarazione di Wheeler e Berlino. Poi, trasmettere alle rappresentanze studentesche. Propongo ai rappresentanti degli studenti di portare avanti all'interno degli Atenei i 5 punti della dichiarazione di Wheeler, mettendo delle proposte concrete che possano favorire questo obiettivo. Gli ultimi punti sono creare un portale di condivisione delle conoscenze. Questo portale di condivisione delle conoscenze dovrebbe avere un maggior contributo degli insegnanti e riflettere il loro lavoro e gli interessi del momento. Gli ultimi punti, valutazione dell'università mediante obiettivi annuali, piuttosto che proporre una classifica dell'università, ragionare in base a obiettivi annuali, legati al raggiungimento dei punti specificati nella dichiarazione di Wheeler, cioè una valutazione che sia più inerente ai punti di Wheeler, dunque alla possibilità di che queste università valutate siano veramente libere, aperte o meno. Però questi ultimi due punti, insieme all'ultimo punto, maggiore interazione tra aziende e università, sono comunque abbastanza spinosi, questo si sa, però insomma, anche gli utenti del sito si sono un po' spaccati. Appunto, l'ultimo punto, maggiore interazione tra aziende e università, cioè prevedere che gli studenti e anche i professori passino qualche mese in un'azienda, in modo che non ci sia troppa netta separazione tra università e mondo del lavoro. Cioè fusione di due proposte simili che erano comunque sullo stesso tema e queste sono state riportate in questo ultimo punto, che appunto anche qui è molto controverso, infatti solo il 15% lo ritiene molto importante, mentre il 33% lo trova abbastanza importante e non fondamentale. Grazie. Grazie, prima di dare la parola finalmente ai nostri esperti che ci hanno pazientemente ascoltato, oggi sull'inserto di innovazione di tecnologia del Sole 24 Ore, Nova, si parla della dichiarazione di Wheeler e quindi proprio del tema del nostro incontro di oggi e se avete opportunità di vederlo lo trovate anche nelle slide di cui abbiamo fatto alcune copie. Il Sole 24 Ore ha contattato 10 esperti chiedendo un loro commento, una loro posizione rispetto ai 5 punti della dichiarazione di Wheeler. Li scorro rapidamente. Abbiamo il primo punto, ricerca prodotta disponibile in modalità open access, e abbiamo il presidente della commissione open access della CRUI, Roberto Delle Donne, e da una parte, dall'altra responsabile dell'Associazione Italiana Editori per l'editoria universitaria e professionale. Ed è interessante vedere anche come un breve commento possa dare degli spunti alla discussione. Sul materiale didattico Antonella De Robbio, bibliotecaria dell'Università di Padova, e Mario Gallarati, presidente dell'Associazione Culturale Cooperative e Librerie Universitarie. Sul terzo punto, software libero e standard aperti, Marco Ciurcina, presidente dell'Associazione Nazionale Software Libero, e Pierpaolo Boccadamo, direttore di strategia di piattaforma di Microsoft Italia. Sui brevetti, Alfonso Gambardella, economia e management della Bocconi, e Riccardo Pietrabissa, presidente network per la valorizzazione della ricerca universitaria del Politecnico di Milano. Infine, sul quinto punto, Stefano Trumpi, presidente dell'Internet Society Italia e direttore di istituto del CNR, e il nostro Marco Mezzarama, vicerettore per i sistemi informatici.
A questo punto inizierei la discussione, vengo scendo giù e ovviamente chiunque nell'audience è invitato a intervenire, a fare domande e a contribuire. Qualcuno che vuole intervenire per primo? Procediamo per punti secondo la dichiarazione di Wheeler. Quindi... Ok, procediamo per punti. Procediamo per punti, open access, quindi ricerca. Darei la parola al professor Marco Aimone relativamente all'accesso alle pubblicazioni scientifiche prodotte dagli Atenei. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Comincerei con qualche commento più generale prima di arrivare all'accesso libero alla pubblicazione, alla produzione scientifica. Allora, mi sembra chiaro che il problema è di grande rilevanza e il problema è in realtà legato al momento che stiamo vivendo a causa delle grandi trasformazioni tecnologiche che stanno ponendo tutta una serie di interrogativi. Credo però anche che dobbiamo probabilmente riconoscere di vivere in una porzione di mondo dove il problema dell'accesso è probabilmente meno critico rispetto ad altri contesti e ad altri paesi. In Italia e in altri paesi europei, forse nella Germania addirittura più che in Italia, l'accesso all'istituzione universitaria è molto più aperto che altrove. Grandi Atenei, il Politecnico tra questi, hanno delle regole di accesso per cui agli studenti viene richiesto di partecipare a un test, ma gli studenti sono comunque liberi di iscriversi qualsiasi sia il risultato che essi hanno conseguito. Devo dire personalmente che tutte le volte che questo argomento viene affrontato all'interno degli organi di governo, io sono sempre stato uno strenuo difensore dell'accesso libero, se non altro pensando al fatto che se ai miei tempi ci fosse stato un qualsiasi tipo di filtro, io non sarei stato in grado di entrare al Politecnico. Vorrei anche ricordare il fatto che in Italia l'accesso agli Atenei e alle lezioni universitarie è libero per legge. Chiunque entri in un'aula universitaria in Italia non può essere mandato via dal docente a meno di comportamenti palesemente incongrui. Questo vuol dire che comunque la situazione, almeno nel nostro paese, non è particolarmente grave. Meno bene forse stiamo per quel che riguarda l'accesso al materiale didattico, anche se sono anni ormai che diversi Atenei, il Politecnico tra questi, rende disponibili online gran parte degli strumenti didattici che vengono utilizzati dagli studenti. Per certi versi c'è una limitazione per cui il materiale didattico è disponibile solo agli studenti di quel corso. Poi di fatto non è esattamente così perché tradizionalmente molti docenti, molti gruppi di ricercatori in parallelo al sito istituzionale hanno un loro sito più o meno privato, nel senso di gestito dal gruppo esso stesso, all'interno del quale è contenuto anche il materiale didattico che viene poi replicato nel portale istituzionale, di modo che in realtà l'accesso al materiale didattico è spesso abbastanza aperto e condiviso. Bisogna anche tenere presente che non è che l'accesso aperto risolva tutti i problemi, nel senso che io mi sono trovato
una volta di fronte a uno studente che lamentava il fatto che il materiale fosse disponibile sul sito, ma che io non gli fornissi le fotocopie in forma cartacea. Lo studente si lamentava del fatto, ma devo stamparmeli io. Adesso bisogna comunque da qualche parte intravedere e definire dei limiti e dei confini, perché a me sembrava che la disponibilità del materiale in formato elettronico sul sito fosse ragionevole, allo studente no. Possiamo discuterne, possiamo parlarne, però da qualche parte una qualche delimitazione probabilmente è giusto che ci sia. Dall'altra parte bisogna anche tenere presente che più di una volta mi è successo di ricevere delle richieste per posta elettronica da parte di persone che usavano il materiale didattico che era stato prodotto all'interno del Politecnico di Torino, in alcuni casi in contesti universitari, in altri casi per andare a fare lezione in ambiti diversi da quelli accademici, e che ritenevano congruo il fatto che aver trovato un materiale disponibile su una pagina web implicasse anche la disponibilità di un'attività di tutorato online al pubblico in generale, cosa che chiaramente diventa difficilmente praticabile. Passando poi al discorso della ricerca, sì, il discorso della ricerca è più articolato, è più complesso, le grandi case editrici, le piccole case editrici. Oggi però, con quella che è la situazione a livello internazionale, è molto comune avere a disposizione online i preprint o addirittura le versioni pubblicate degli articoli. E devo dire che in tutta la mia carriera non mi è mai capitato, quando ho avuto bisogno di chiedere a un collega di avere a disposizione un articolo che era stato pubblicato, di sentirmi dire comprati la rivista. Per cui, di fatto, di nuovo, io non sarei così pessimista. A me sembra che rispetto ai tanti anni fa, quando io ho cominciato a muovermi nel mondo dell'università, della didattica e della ricerca, siamo in una condizione dove la libertà di accesso a tutto quello che è il mondo della didattica e a quello che è il mondo dei risultati della ricerca sia enormemente migliorato. Tenendo conto del fatto che siamo a metà di un passaggio probabilmente epocale da un tipo di condivisione delle informazioni a un altro, secondo me la situazione non è così cattiva. Ritorno e concludo sul fatto che io credo che in qualche misura ci debbano essere delle regole e dei limiti, se non altro perché ci andiamo a scontrare con delle altre problematiche. Un esempio classico è il confine che ci deve essere tra l'open access e la privacy. Io lavoro nel mondo delle reti, tipicamente per me i dati su cui svolgere degli studi sul traffico di internet o quant'altro sono legate all'informazione che la gente fa transitare sulla rete. Ora, è chiaro che se i dati che vengono raccolti e utilizzati per studiare quello che è il comportamento di internet venissero direttamente resi disponibili, si andrebbe a ledere il diritto alla privacy di chi sta legittimamente accedendo a dei servizi, sta facendo una telefonata e magari non desidera sapere qual è la cosa che viene detta, qualcuno che sta accedendo al proprio computer e digita una password e immagina che la sua password non venga resa disponibile al prossimo e così via. Quindi, secondo me la situazione non è così cattiva e secondo me bisogna tenere conto che da qualche parte un confine, un limite è necessario stabilirlo. Grazie. Grazie Marco. Potresti chiarirmi solo quest'ultimissima cosa? In che modo lo leghi all'open access questo discorso del traffico, della privacy, dei dati che passano sulla rete?
Perché ricerca non vuol dire soltanto i risultati della ricerca e quindi l'articolo che viene pubblicato, ma ricerca vuole anche dire i dati che sono stati raccolti e quindi il materiale che è stato raccolto per conseguire determinati risultati. Dati che nel caso mio sono il traffico su internet, dati che in altri casi possono essere legati a dei parametri clinici di determinate popolazioni di pazienti o cose di questo genere. Quindi il risultato da una parte è il risultato aggregato, in altri casi sono i dati su cui sono state sviluppate le statistiche, sono stati applicati gli algoritmi e quant'altro. E a questo proposito abbiamo scoperto un paio d'anni fa facendo una ricerca grazie agli amici giuristi che la CRUI ha dato un regolamento proprio relativamente su questo punto, quindi nello svolgimento delle ricerche c'è un regolamento CRUI in questo proposito per la privacy dei dati. E, se siete d'accordo, darei la parola al professor Balbo, se benché mi aspetti da lui un intervento soprattutto sul terzo punto della dichiarazione di Wheeler, se vuole commentare lato Università di Torino questi due punti sull'open access e sull'accesso al materiale didattico. Sì, io tra l'altro saluto tutti, volevo in ogni caso intervenire, quindi, perché mi sembra importante fare alcune aggiunte a quanto ha detto poco fa Marco Haimon Marsan, e cioè due aspetti. Uno, certamente l'apertura dell'accesso all'università, no? Da parte degli studenti è un dato quasi scontato. Ci sono pochi corsi in cui c'è un numero chiuso all'interno dell'Università di Torino. Tuttavia, una osservazione che io vorrei fare, che non è mia personale, non riflette certamente la posizione dell'Università di Torino, è che in ogni caso c'è sempre da fare un discorso di bilanciamento tra le risorse necessarie e la risorse necessarie per soddisfare certe richieste. Io ricordo nella mia esperienza di ormai di qualche anno, nell'87, a informatica noi abbiamo avuto un picco di iscrizioni di circa 1000 studenti, 1000 matricole, picco che era legato alla novità dell'informatica, allora ancora da certe presenze di industrie locali. Difficile far fronte a 1000 studenti, a delle classi per 1000 studenti, non avendo o dovendo quindi adeguare le risorse in termini di aule, di professori e così via, per mantenere un certo livello. Poi questo picco si è abbassato, oggi siamo su 300 matricole. Possiamo dire che è un guaio dell'Università Italiana di essere molto lenta nel reagire. Abbiamo avuto i laboratori soltanto e le aule a disposizione soltanto nella fine degli anni 90, quando ormai, in un certo senso, non erano più necessari. Ma questo fa sì che c'è un elemento, diciamo così, di bilancio tra le risorse necessarie e meno. Quindi, in qualche modo, bisogna anche tener conto di questi aspetti, per evitare che poi il livello anche dell'insegnamento decada eccessivamente. Un'altra cosa che volevo osservare in ogni caso rispetto alla ricerca è che esiste una differenza tra la prassi e la teoria. Marco, intanto due aspetti. Certamente quando noi abbiamo cominciato a fare ricerca, era alcuni anni fa, non c'era ancora la rete, e a quel punto, quando avevi bisogno di materiale, mandavi la lettera per posta all'autore per vedere se poteva inviartelo nel momento in cui non c'era la rivista disponibile in biblioteca, no? O era un technical report per cui bisognava muoversi in questo modo. Oggi, con la tecnologia, questo problema non si pone più. Faccio in fretta a mandare un messaggio anche ad un autore che io non conosco e può darsi che questo mi risponda. Nella maggioranza dei casi questo risponde. Ma c'è un altro aspetto che è importante. Se io, quando oggi faccio ricerca, accedo alla rete normalmente, vado ai portali della CM, della IEEE o dell'Elsevier, di un
casa editrice privata, se non ho se non ho l'iscrizione, se l'università non è iscritta, non ha pagato l'abbonamento, questo non vedo l'abstract, vedo gli autori, ma non vedo il testo. Allora, questo è un aspetto positivo e negativo. Certamente è negativo nel momento in cui io avrei bisogno di accedere a quell'informazione, la vorrei proprio subito perché mi serve, volevo andare a leggere un contenuto particolare e mi accorgo che non è possibile. D'altra parte, però, vorrei anche ribadire un elemento che è stato anche riportato nei commenti da uno dei partecipanti ed è il valore aggiunto che la rivista in ogni caso offre. Perché diversamente da quello che è quando io sono già in un certo senso esperto in un campo e quindi accedo in maniera mirata alle informazioni, nel momento in cui invece io dovessi avviare alla ricerca una persona nuova, magari su un ambito di ricerca che sia un po' marginale o innovativo rispetto a quello cui io sono abituato, su cui sono abituato a lavorare, la prima cosa che gli dico, fai una ricerca bibliografica. Allora, se il materiale fosse semplicemente accessibile senza nessun forma di filtro, gli vengono giù migliaia e migliaia di riferimenti, ha la possibilità di leggerseli tutti, ma certamente non è fattibile. Quindi il sapere che certi articoli sono stati pubblicati su certe riviste di un certo